tra le sue ospiti Marion Cotillard, ha denunciato di essere stata molestata. Quindi è entrata in un dibattito che in Francia è piuttosto forte, sentito, e anche negli Stati Uniti. È un tema molto delicato. Tanto vorrei premettere che la storia delle molestie non è, diciamo, prerogativa del settore di spettacolo come il cinema, la moda, eccetera. Ma se andiamo magari negli uffici delle istituzioni pubbliche, troviamo di tutto. La sfilata di alta moda di Armani anche stavolta si trasforma in un evento. Protagoniste le donne famose e famosissime, tutte coinvolte nel dibattito rilanciato in Francia dalla presa di posizione di Catherine Deneuve e di 130 intellettuali e donne dello spettacolo, poco convinte dalla caccia all'uomo scatenata a Hollywood dopo il caso Weinstein. E io trovo che qui le donne devono imparare un pochettino a sapersi gestire e saper scegliere. Forse gli stilisti non sono da offrire meno in questo senso, meno violenza. Lo incontriamo a poche ore dalla sfilata che parla di cieli, di nuvole, romantica, in forme più moderne, perché Armani ha 83 anni, ha gli occhi aperti sui giovani e sul mondo. Che cosa non ha fatto Giorgio Armani? Non ho avuto cura di me stesso. No, ho avuto molto cura degli altri. Poi soprattutto non mi sono accorto che il tempo passava. Questo è piuttosto grave. Grazie.